Eleonora. Eleonora. In arte cosplay Eve. Fai un'attività molto particolare, che sì, sei la cosplayer. Esattamente, ecco, esattamente. Proviamo ad avvicinarci a questo mondo di cui si parla poco, o meglio, se ne parla solamente magari nel vostro ambiente o tra i giovani. Che cos'è un cosplayer? Allora, praticamente cosplayer è un'attività che nasce da un hobby che è nato tanto tanto tempo fa, è quello ovvero dell'arte di travestirsi e interpretare un personaggio che si ama. Può essere un personaggio di una serie televisiva, può essere personaggio di un fumetto, può essere anche personaggio di un film. Adesso si vedono tanto quelli della Marvel che vanno tanto di moda, ma è proprio quello di interpretare e possibilmente cercare di farsi il costume da soli, il personaggio che più si ama. Quando hai cominciato ad avere questa passione? Allora, le prime fiere del fumetto a cui sono andata io nel 2006 più o meno, se non ricordo male. Poi il primo cosplay l'ho fatto nel 2008, che all'epoca mi avevo convinto un forum che seguivo di Naruto e ho fatto un personaggio di Naruto che era Tsunade. Quanti personaggi hai interpretato finora? Guarda, sono veramente tanti. Il numero esatto non li ho mai contati perché ce ne sono tanti ancora lì nel cantiere, però fai conto che dal 2008 una trentina tutti, completi. Il tuo personaggio preferito? Il mio personaggio preferito è sicuramente Sasha, che è praticamente la dea Atena dei Cavalieri dello Zodiaco nella versione dei Lost Canvas. È abbastanza semplice di per sé come cosplay, però è uno di quelli che mi ha dato più soddisfazioni in assoluto, quello sì, è vero. Quanto ci si mette a travestirsi? Quanto? Lì dipende tanto da personaggio a personaggio. Diciamo che specialmente per noi donne che abbiamo anche tutta la parte del make up, lì ci possono volere anche un paio di ore. E invece per quanto riguarda l'oggettistica, fate tutto da voi? Allora, diciamo che bene o male io cerco di fare tutto da me, infatti non c'è un cosplay che non ha almeno qualcosa, qualche accessorio fatto interamente da me, essendo che purtroppo non sono esattamente molto portata per la parte sartoriale, cerco di fare almeno quella che è la parte appunto di oggettistica, quindi armature, armi, accessori per i capelli, quelle sempre fatte tutte io. È molto costoso? Sì. Sì, effettivamente sì, perché allora un conto magari è c'è chi compra il cosplay già fatto su Taobao piuttosto che altri siti e magari può anche cavarsela con un cosplay mediamente bello e completo con 50-70 euro. Chi invece se lo fa fare magari da una sarta e poi magari ci mette anche la parte quella di manodopera può arrivare anche a cifre molto alte. Parlando sempre di Sasha, solo di vestito ho pagato molto di più rispetto alla parte quella del materiale. Hai partecipato mai a manifestazioni o eventi nazionali che riguardano la tua categoria? Allora, ho fatto un paio di gare, tra parentesi ne ho vinta anche una con dei miei amici, parliamo del 2015 se non ricordo male, avevamo partecipato al Festival del Fumetto di Novegro, la versione quella estiva. Abbiamo portato i Pokémon e abbiamo vinto il premio Master Geppetto. C'è un'età particolare per poterlo fare oppure a qualsiasi età uno decide? Guarda, c'è una delle più famose cosplay in assoluto ha circa 70 anni e fa tutti i cosplay di quei personaggi tipo nonnino o così via. Non so se hai presente il castello errante di Howl, Sophie quando è vecchia. Questa signora appunto è partita da Sofia e poi adesso si è ampliata a tanti altri personaggi. Pensi di volerne fare una professione per il futuro o rimane un hobby? Allora, ci ho pensato tanto, mi ho messa dietro anche magari a fare qualche accessorio per amici, conoscenti, ma purtroppo sono talmente pignola che a farlo di professione sarebbe terrificante e fare diventare qualcosa di piacevole, un hobby, qualcosa di troppo stressante, non mi va. Un suggerimento per tutti coloro che vogliono approcciarsi a questa attività e magari si vergognano, pensano ma no. Allora, io in questo momento mi sto vergognando tantissimo perché io sono una persona molto molto timida. Devo ammettere che da quando ho iniziato a fare il cosplay, che magari qualche fotografo mi fermava per fare qualche scatto, mi sono veramente veramente aperta, quindi devo ringraziare gli amici che mi hanno imposto tra virgolette di provare con loro a fare questa attività. È una cosa che ti cambia veramente tanto a livello di carattere, quindi sicuramente quello per chi è timidi è una cosa veramente positiva. E poi per chi vuole iniziare di non preoccuparsi se all'inizio il cosplay non è uguale, perché